Ore 20 in punto, buon sabato, ben ritrovati con lato B, tre quarti d'ora canonici del sabato sera per approfondire le tematiche legate al campionato cadetto. Oggi una giornata da dimenticare per i colori abruzzesi, sconfitto il Pescara che ha dominato per larghi tratti a Cagliari, sconfitta anche la Virtus Lanciano alla Spezia. Insomma, sabato da archiviare quanto più in fretta possibile per i colori abruzzesi. Io vi ricordo che potete interagire con noi attraverso il numero di WhatsApp che vedete adesso, 342 98 94 630, e anche col numero di SMS 392 623 7060 con l'hashtag TV6, ma poi vi daremo anche un altro hashtag che è appena stato creato a Pescara proprio dopo la partita di Cagliari di questo pomeriggio. Io intanto, prima di vedere i numeri, saluto, lo ringrazio, lo ritrovo, gli auguro un buon sabato, occhialuto tanto quanto me, Valerio De Carlo. Ciao Valerio. Ciao Iaco, buon saluto a te e a tutti i telespettatori di TV6, belli anche con gli occhiali, dai. Sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, io direi di andare a vedere subito i numeri della giornata di campionato, la numero 27, Ascoli Como 1-0, 0-0 ieri tra Bari e Latina, Cagliari Pescara come detto 2-1, 1-1 tra Livorno e Cesena, Modena Brescia 1-0, vittoria della Ternana sul campo del Novara per 1-2, il posticipo di lunedì è quello del Curi di Perugia tra Perugia e Trapani, Provercelli Virtus Entella, partita clamorosa 2-3, domani a mezzogiorno e 30 Salernitana Crotone, occhio perché questa è una partita soprattutto importante in ottica Pescara per il Crotone e in ottica Lanciano ovviamente di bassa classifica per la Salernitana, quindi ci interesserà da vicino. Infatti poi sentiremo anche il pre-gara di Juric e Cordaz del Crotone. Spezia Lanciano, come detto 2-0, prima sconfitta sulla panchina rossonera per Primo Maragliulo, 0-0 tra Vicenza e Avellino. Vediamo la classifica del campionato di Serie B con il Cagliari che va a 61 punti, Crotone 55, Pescara che rimane terzo a quota 48, ne approfitta un po', anzi diciamo non è che ne approfitta, però va abbastanza tra virgolette nella disgrazia, bene perché il Cesena pareggia e rimane a 43, il Novara perde e dunque rimane piantato a 42, il Bari ieri sera aveva pareggiato e sale solo di un gradino a 41, poi c'è la coppia Virtus Entella Spezia quota 40, 39 per il Brescia, 37 per l'Avellino, 36 per la Ternana, 34 per il Perugia, 33 per Trapani e Latina, 31 punti per Livorno e Ascoli, 30 punti per il Vicenza, 29 per il Modena, 28 per la Provercelli, 26 per la Virtus Lanciano, 24 per la Salernitana, chiude la classifica il Como a 21 punti. Valerio, è un pomeriggio, anche se vogliamo, un po' complicato da raccontare, perché dopo un primo tempo assolutamente folgorante del Pescara, non che la ripresa sia stata di minor livello, però il primo tempo è un po' rimasto negli occhi di tutti quanti, nel senso che andare a riposo in vantaggio solo di un gol probabilmente stava un po' stretto al Pescara, nonostante si giocasse contro la prima in classifica. E poi però nella ripresa è arrivato il gol dell'1-1, poi con la sfortunata autorete. Come si racconta una partita del genere? Credo che sia difficilissimo raccontare questa partita, commentarla anche per chi l'ha potuta seguire, chi allo stadio, chi qui da casa, qui a Pescara, perché il Pescara, come dicevi tu, nei primi 45 minuti forse un 4-0 sarebbe stato il risultato più giusto, però è anche vero che nel calcio e nella storia sono fatti né di sé né di ma, il Pescara la palla non l'ha messa dentro, chiamiamola sfortuna, chiamiamola poca concentrazione, poco cinismo, però è vero che magari se non c'è la Padula a segnare, magari si fa fatica, anche perché Storario oggi è stato in due o tre occasioni provvidenziale, ci si è messa la traversa sempre sulla Padula e ci si è messo anche un auto. Non sentiamo
più, non ti sentiamo più Valerio. Comunque il concetto è chiarissimo. Tra un po' magari aggiustiamo l'audio del collegamento con Valerio De Carolis. Però io direi allora di andarci a vedere il servizio della partita, ovviamente firmato per noi da Paolo Renzetti, inviato a Cagliari per raccontarci. Cagliari-Pescara terminata 2-1, vediamo. Porta male l'isola al Pescara che domina per un'ora, sbaglia diverse occasioni per il 2-0 prima di subire il ritorno del Cagliari che in 6 minuti prima pareggia e poi si porta in vantaggio. Davvero un peccato per un delfino dalle polveri bagnate, ma che ha dimostrato di avere le carte in regola per poter dire ancora molto in chiave promozione diretta. Al Sant'Elia c'è il tutto esaurito per la sfida che mette di fronte la prima e la terza della classe. In campo isolani quasi al completo e Pescara con gli uomini contati in difesa e con Mandragora adattato a difensore centrale per via delle assenze di Campagnaro, Fornasiere e Coda. Pronti via, la formazione biancazzurra è già in vantaggio con Torreira che sugli sviluppi di una punizione si ritrova il pallone davanti a Sforari che viene superato con un diagonale che si insacca alla sua destra. Il gol in avvio permette al Pescara di poter usufruire di qualche spazio in contropiede e così accade che al nono la Padula, tutto solo in area, riesca a sbagliare un gol davvero ghiotto, mandando la sfera fuori dello specchio della porta. I biancazzurri giocano bene in velocità, mancando al sedicesimo un'altra opportunità con Benali che in area scivola al momento della conclusione. La gara si mantiene viva con i ragazzi di Massimodo a cercare di far male ai padroni di casa in contropiede. La formazione di Rastelli non sembra in giornata e al ventitresimo la Padula tira e un difensore devia il pallone. L'ex Teramano ci riprova un attimo dopo, ma la sua conclusione viene murata ancora in calcio d'angolo, questa volta da Cinelli. Rastelli al 26esimo opera la prima sostituzione mandando in campo Colombato per Di Gennaro. Il Pescara domina riuscendo a collezionare anche 7 calci d'angolo a 0 in pochi minuti. Il Cagliari si vede per la prima volta al 26esimo con un colpo di testa alto di Joao Pedro. Il Pescara attacca ma non riesce a trovare la zampata vincente per il raddoppio, così come capita al 39esimo con Caprari che in area davanti a Storari non trova il guizzo giusto per indirizzare il pallone in rete. I biancazzurri hanno però un po' le polveri bagnate, visto che al 45esimo ancora la Padula litiga con il pallone davanti al portiere del Cagliari prima dell'unica parata di Aresti che al 46esimo nega a Joao Pedro la rete del pareggio. Nella ripresa al primo minuto cross di Memushai, palla in aria dove non riesce ad arrivare all'appuntamento con la sfera la Padula. Al quarto c'è un siluro di Melchiorri con la palla deviata che finisce sulla traversa e poi torna in campo prima di essere allontanata da Zampano, ma il Pescara rischia anche al settimo quando Joao Pedro se ne va a Mandragora mancando di poco il bersaglio grosso. Al 14esimo Pescara ancora pericoloso con una mischia in area cagliaritana che vede un batti e ribatti e salvarsi ancora gli isolani prima del gol del pareggio segnato dal brasiliano Farias. Il Cagliari così si carica e al 19esimo va vicino al 2-1 con Melchiorri e poi Giannetti che non trovano il varco giusto. La squadra di Rastelli appare molto più viva e attacca ancora con maggiore decisione con i biancazzurri che arretrano troppo e che così subiscono al 23esimo il vantaggio isolano con una sfortunata autorete di La Padula dopo il tocco di Giannetti. E che per il Pescara e la Padula non sia giornata si vede anche al 25esimo quando l'attaccante scheggia dall'interno dell'area di rigore cagliaritana la traversa con un tiro violentissimo. Tra una sostituzione e l'altra con Oddo che getta nella mischia anche Cocco, Mitrizia e Acosta si arriva così al convulso finale con il Pescara Maidomo che le prova davvero tutte non riuscendo però a pareggiare una gara giocata per un'ora ad altissimi livelli. Questo era il servizio della partita, adesso andiamo in fase di commento con Valerio con cui abbiamo sistemato l'audio. Ecco. Un rigore non dato alla Padula, come fa l'arbitro a fischiare fallo contro? Questo è Bruno che salutiamo, grazie Bruno. Peraltro poi vedremo anche la posizione di Farias sul gol del momentaneo 1-1 del Cagliari, abbiamo fatto anche la cosiddetta linea, però sostanzialmente anche a occhio nudo senza linea si vede che la posizione è regolare. Valerio, io però con te volevo a te volevo chiedere, perché poi sentiremo Otto che più o meno dice le stesse cose che ti sto per dire, ma ci sono delle sconfitte che però ti danno comunque morale, tipo questa può essere una sconfitta che ti dà morale, perché nel momento in cui tu vai in casa della capolista e fai una partita del genere evidentemente due posti potrebbe capolista e faresti centrarli. Ho riassunto un po' terra terra, però ci siamo.
Beh sì, guarda Jacopo, ti deve dare per forza morale, perché comunque anche lo stesso Rastelli ha detto a fine partita che comunque il Pescara meritava di vincerla questa partita. Poi ha avuto la forza, anche perché comunque il tasso tecnico della squadra di Rastelli è veramente altissimo. Però se andiamo a rivedere noi nell'arco dei 90 minuti, c'è il tiro in porta di Farias sul primo gol, c'è una percussione in verticale di Melchiorri e poi non c'è più nulla, e c'è il gol che forse, non so, Aresti se esce bene o comunque chiama l'uscita della palla, comunque lì Giannetti è bravo ad anticiparlo, e c'è sfortunato la Padula che segna sempre, questa volta ha segnato alla porta sbagliata ma... ha segnato. È una sconfitta, scusami, che deve dare assolutamente morale, e lo sta dando, anche perché leggendo un po' di profili di giocatori anche sui vari social. Aspetta, ti fermo perché abbiamo visto che su Facebook ti piace una cosa, la vediamo. Maurizio, piace a Valerio De Carolis e altre 615 persone il post di Massimo Oddo un'ora fa, orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Intanto mettiamo mi piace anche noi, puntiamo dritti alla Serie A, hashtag Cagliari Pescara, hashtag Serie B, menzione sul Pescara Calcio. Poi ovviamente ci sono tutti i commenti di persone che rispondono al tecnico del Pescara, che però conferma anche sui social network, Valerio, che insomma si è trattata di una prestazione al di là del risultato davvero di grande livello. Beh, se qualcuno non seguisse il calcio il campionato cadetto, venisse da fuori, avesse visto la partita di oggi, forse avrebbe detto magari il Pescara è la prima in classifica e il Cagliari è la terza per quello visto in campo. Poi è chiaro che nel corso del campionato questo Cagliari non ha mai perso in casa, il Pescara invece delle volte, magari anche con squadre un po' più piccole, ha avuto filo da torcere. È chiaro che fa la differenza, però nell'arco dei 90 minuti di oggi il Pescara a mio avviso è stato nettamente superiore al Cagliari, e ti dicevo non solo, stavo parlando, io mi riferivo anche, come hai fatto benissimo vedere tu, Oddo, ma l'ha detto Zampano, ma l'ha detto anche Melchiorri sul suo profilo Facebook, sì, che ha fatto i complimenti al Pescara. Questo sta proprio a sottolineare il fatto che la prestazione della squadra di Oddo comunque è stata maiuscola, perché poi ne parleremo più tardi, è stato lanciato anche un hashtag particolare, quindi la tifoseria risponde anche in maniera positiva. C'è una partita importante con l'Ascoli sabato e sicuramente vedremo tanta gente allo stadio. Paradossalmente Pescara è strana, perché puoi vincere ma giochi male e non ci viene nessuno, perdi giocando bene, lo stadio piano piano si riempie, perché a Pescara piace vedere il bel calcio, e Oddo e i ragazzi di Oddo stanno veramente regalando pagine e pagine di calcio da tramandare ai posteri. Assolutamente, infatti abbiamo visto, adesso stiamo vedendo il post di Federico Melchiorri, si continua a volare con la A maiuscola. Complimenti ad un grande Pescara, una vittoria importante ottenuta con cuore rosso e cattiveria, cuore blu ovviamente, i colori del Cagliari, serve anche questo per vincere il campionato, e poi tutti i vari hashtag. Ma prima abbiamo visto quello di Zampano, il post di Zampano che tra un po' recuperiamo, perché più o meno è sulla falsa riga di quello di Oddo, con un po' più, eccolo qua, un po' meno sintetico. Zampano: sconfitta immeritata, ma se giochiamo così come abbiamo fatto, sempre più convinti della nostra impresa. E là anche per Francesco Zampano è grande, si torna a Pescara ovviamente sabato, tutti allo stadio per il derby, e sempre Forza Pescara. Prima di sentire le interviste, Valerio, dicevi dell'hashtag, perché la sconfitta del Pescara, al di là di tutto, poi come dicevi bene, se questa squadra gioca bene, poi la sconfitta passa un po' in secondo piano, perché si ricrea quell'entusiasmo nei confronti del bel gioco, che è insomma un po' il leitmotiv di questa città a livello calcistico, che porta i tifosi a
a creare un hashtag scritto tutto in minuscolo tutti all'aeroporto, perché la squadra di Oddo atterrerà all'aeroporto Liberi di Pescara alle 21:15 e i tifosi attraverso un tantam, permettimi di dire, questo hashtag lanciato dal sito di forzapescara.com ha fatto sì che si mettessero d'accordo un po' di tifosi per accogliere tra gli applausi e per far sentire la vicinanza ad una squadra che è uscita sconfitta sì dal Sant'Elia, ma a detta di tutti ha strameritato di vincerla. Purtroppo il calcio è crudele, gli ha portato via invece una brutta sconfitta. Quindi c'è l'hashtag che sta prendendo sempre più piede, tutto minuscolo, tutti all'aeroporto per salutare appunto la squadra di Oddo che atterrerà tra un'ora circa, che sono ripartiti da poco, sì, da Cagliari. Tra un'ora circa dunque all'aeroporto atterra il Pescara di ritorno da Cagliari, dunque hashtag tutti all'aeroporto per salutare il Pescara sconfitto, ma che ha dato prova di meritare tantissimo anche su in casa della capolista. Intanto Francesco ci scrive: mi sembrate due gemelli con gli occhiali, scherzavo, siete grandi, grazie TV6 e anche tua Francesco, grazie, sì, proprio il caso di dirlo, lo salutiamo. Lo salutiamo caramente. Allora, io direi di andarci ad ascoltare Massimo Oddo al termine della gara, intervistato dal nostro Paolo Renzetti. Allora, per un'ora abbiamo dominato, per i restanti 30 minuti abbiamo giocato alla pari, perché non mi sembra che siamo stati schiacciati dal Cagliari o abbiano creato chissà che. È normale che sei in vantaggio, a volte puoi subire un po' anche la forza individuale dei loro giocatori. Ma io mi ricordo una traversa di Melchiori su una palla impennata e il gol, dove probabilmente qualcosina abbiamo sbagliato, ma ci sta. Per il resto non mi ricordo, non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol fino al gol del Cagliari, quindi grandissima prestazione per un'ora e prestazione ottima per i restanti minuti della partita. Il rammarico più grande oggi è non aver chiuso nel primo tempo la partita, quando 5-6 volte ci siamo presentati soli davanti al portiere. Purtroppo oggi è mancato un po' di cinismo, è mancato un po' di cattiveria e determinazione nel chiuderla. Quando perdi la ragione l'hanno sempre gli altri. Però il pari andava stretto. Il pari andava molto stretto secondo me. Ma io oggi ne esco rafforzato, laddove oggi abbiamo dimostrato tutto il nostro potenziale e oggi ho veramente capito le potenzialità che ha questa squadra. E ovvio che non basta questo, basta continuare così, ma se noi dovessimo fare tutte le partite in questo modo sicuramente ne perderemo poche e ne pareggeremo poche, quindi ne esco ancora più convinto. Avevamo preparato la partita esattamente in questo modo, tra l'altro pizzico di sfortuna anche oggi, perché in occasione del secondo gol in quel momento è venuto a mancare Mandragora fuori dal campo, che era l'uomo del primo palo dove praticamente abbiamo preso gol, quindi però va bene. Queste giornate amare ci sono nel calcio, sono ancora più amare perché sconfitte immeritate, però che ti devono lasciare un sapore buono in bocca perché ripeto, perché quando fai una partita del genere contro la prima della classe, se il Cagliari punta la Serie A, io dico che ci deve puntare anche fortemente il Pescara. Si sbaglia dietro e si sbaglia anche davanti, a volte spesso si attacca alla difesa, ai difensori, ma poi vedete che il risultato in campo può essere condizionato anche dagli errori davanti. Oggi io non dico, a stare basso poteva finire 3-0 il primo tempo. Se l'avessimo fatto probabilmente sarebbe andato in maniera diversa. Purtroppo si sbaglia, nel calcio vince chi sbaglia di meno, non chi è perfetto. Abbiamo sbagliato un pochino più davanti e purtroppo siamo stati puniti oltremodo. Sono soddisfatto, ma ripeto, ne riesco rinforzato nell'idea che dobbiamo per forza puntare direttamente alla Serie A. Siamo stati belli corti oggi, quando siamo corti riusciamo ad arrivare dappertutto. Queste le parole di Massimo Oddo nella sala stampa dello stadio di Cagliari, un po' amareggiato, poi ha fatto una disamina di cui parleremo, poi leggeremo anche qualche messaggio che ci arriva da casa, per esempio questo di Gianfranco Marco Tullio: ma è possibile dare tutto nel primo tempo e poi non riuscire a mantenere il vantaggio, Valerio? Ci dice Gianfranco. Allora, facciamo una piccola premessa: il Pescara aveva
Campagnaro, Coda, Fornasie, Verde e Crescenzi out, quindi comunque c'era un Mandragora che è stato adattato a quel ruolo lì. Io sinceramente tutto questo calo non l'ho visto, è chiaro che è stato meno tambureggiante perché comunque fisicamente ma anche c'è anche un avversario in campo che è comunque il Cagliari, che se poco poco preme sull'acceleratore qualche fastidio te lo può creare, soprattutto al Pescara. Io credo che sia venuta meno il filtro dal centrocampo, perché comunque oggi attaccanti e centrocampisti avrebbero dovuto fare, hanno fatto sicuramente un lavoro in più rispetto magari a una partita normale, proprio perché si era a conoscenza del fatto che c'era un giocatore adattato contro un tridente d'attacco che era composto da Melchiorri, Farias e João Pedro, cioè non sicuramente i primi arrivati, gli ultimi arrivati, quindi stiamo parlando di giocatori importanti, ripeto, contro una difesa che non era al 100%. In più il calo fisico c'è sempre, c'era un vento allucinante, quindi comunque a un certo punto la palla andava dove voleva, facevi fatica a leggere le traiettorie e ripeto, cioè avevi il Cagliari davanti, ci sta il calo fisico, ci sta anche che si inventi una giocata. Melchiorri una volta sola, quando raccontavamo prima dell'unico tiro, lì proprio andava mandato a bere i due centrali, è andato dritto in porta, poi è stato bravissimo Aresti a restare fino all'ultimo in piedi e a respingere la palla, quindi comunque ci sta che nell'arco dei 90 minuti, in 10, un quarto d'ora, magari quel blackout di 6-7 minuti sui due gol si possono regalare, però io tutta questa supremazia del Cagliari nel secondo tempo sinceramente non l'ho vista, anzi il Pescara ha cercato subito di pareggiare i conti e poi magari andarla a vincere. A proposito, tra un po' sentiremo Rastelli che è non solo sulla stessa falsariga di Otto, ma dice il Pescara oggi meritava sicuramente qualcosa in più anche del pareggio, se vogliamo, quindi ma molto, molto sportivo allenatore del Cagliari. Qualcuno mi potrebbe dire, certo, dopo che hai vinto è facile essere sportivi, comunque certo. C'è anche qualcuno che non lo è nonostante magari vince. Valerio, è chiaro che le assenze in difesa pesano, cominciano a pesare, e poi diceva prima un telespettatore da casa, quando non c'è Campagnaro qualcosa dietro si soffre sempre. Sì, oggi particolarmente, nel senso, anzi no, oddio, della verità oggi no, paradossalmente esattamente il contrario, perché con Mandragora si è sofferto molto molto meno, frutto anche di un lavoro, ripeto, degli attaccanti e dei centrocampisti, appena è venuto a mancare subito ci hanno puniti. Si sente, perché Campagnaro, ragazzi, ma di che possiamo parlare? Stiamo parlando di un giocatore che due anni fa ha fatto la finale dei mondiali, ha giocato con l'Inter, ha fatto anni di Serie A, è comunque un ragazzo intelligente, legge 10 minuti prima quello che vuole fare l'attaccante, quindi è sempre in anticipo sul pallone. È vero che il Pescara ha subito, se non sbaglio, 2 o 3 gol e non ha mai perso con lui, ma è altrettanto vero che non è che si può dare tutta la croce addosso a Campagnaro o alla Padula, ci sono altri 20 giocatori che sono pagati e devono stare lì per avere quantomeno lo stesso, non dico lo stesso rendimento, ma più o meno deve essere lì, perché non è che quel Campagnaro, poi ricordiamo, ha una certa età calcisticamente parlando e quindi non può sicuramente garantire la sua presenza costantemente. Quando c'è, grazie a Dio c'è, è un muro, è veramente un muro, però può succedere che abbia i suoi acciacchi. La sfortuna nella sfortuna è che poi sono venuti a mancare altri due difensori centrali. E qui non lo può prevedere un allenatore anche in fase di mercato, perché sennò le squadre devono essere composte da 40 giocatori e sei sempre coperto. E no, chiaro. È andata così, e magari ti è capitato prima della partita di oggi, potevamo dire, è l'avversario peggiore nel momento peggiore da un punto di vista degli infortuni del Pescara. Invece oggi noi tutta questa supremazia non l'abbiamo vista, perché comunque è stato negato un calcio di rigore al Pescara, a mio avviso solare, la Padula prende la traversa, Storari fa i miracoli e loro con un autogol hanno vinto la partita, perché fondamentalmente è questo. Colni che ci scrive: prima dello scontro con il Crotone, 3 gare verità, poi ne parleremo, però prima ci ascoltiamo tecnico del Cagliari, sempre più primo, Massimo Rastelli.
Forse il Pescara ha fatto anche qualcosa in più per meritare anche di vincere, bisogna essere onesti e obiettivi, però le partite durano 95 minuti, il primo tempo è stato completo dominio del Pescara e che è andato in vantaggio 1-0, ma poteva anche chiudere il primo tempo in vantaggio di più di un gol. Forse è stata questa l'errore o comunque la pecca del Pescara di non chiudere la gara e noi nel secondo tempo siamo rientrati in partita. Abbiamo aggredito di più, abbiamo iniziato a macinare più gioco, abbiamo vinto più contrasti, cosa che nel primo tempo non avevamo fatto. E poi naturalmente il pareggio ci ha dato quell'entusiasmo per ribaltare la gara. Allora, di solito non si sa mai dove è la verità, no? Nel senso, sicuramente grandissimo merito del Pescara che dall'inizio di settimana sapeva quali erano gli uomini a disposizione, ha preparato molto bene la gara con grande aggressività e poi della qualità nel fraseggio, in velocità, ha fatto quello che ha sempre fatto. Noi abbiamo perso giocatori, ogni giorno ne perdevo qualcuno e quindi abbiamo preparato la partita in un certo modo, all'ultimo momento mi sono trovato con delle pedine importanti che non sono state della gara e questo forse l'abbiamo un po' pagato sotto forse l'aspetto della convinzione e anche proprio degli equilibri. Ti ripeto, Di Gennaro non doveva giocare, l'ho dovuto buttare nella mischia perché Munari ieri nella rifinitura si è fatto male, stessa cosa Cepitelli, abbiamo avuto un po' di influenze come l'ha avuto anche il Pescara. La sostituzione tattica o perché non ce la faceva? Ho visto in difficoltà, ti ripeto, un giocatore che avevo già deciso di non far giocare perché non era in condizione di poter giocare, nel momento in cui non avevo altre soluzioni per non buttare subito nella mischia ragazzino, ho provato a giocare con Di Gennaro subito, però mi sono reso conto che la squadra insieme a lui era in difficoltà. Rastelli, dopo quel primo tempo ci dica cosa ha detto negli spogliatoi ai suoi ragazzi, perché comunque l'approccio di gara nel secondo tempo della sua squadra è stato diverso. Ma innanzitutto un aspetto tattico è quello di andarli a aggredire innanzitutto più alti, di non rimanere a metà strada come facevamo nel primo tempo, quindi accorciare le distanze tra i reparti, perché è lì che è bravo il Pescara a giocare tra le linee, ripeto, con tutta gente rapida, veloce, dai e vai, 1-2, e secondo me il primo tempo l'abbiamo facilitato, e soprattutto di mantenere la partita sull'1-0, ho detto questa è una partita che noi abbiamo tutto l'interesse comunque a non perdere, quindi cerchiamo di mantenere l'1-0 e poi magari fino al 95esimo possiamo pareggiarla, poi se siamo bravi a pareggiarla prima possiamo anche vincerla e così è stato. Ma io credo che un allenatore debba essere innanzitutto contento della prestazione, perché è quella che ti dà fiducia per affrontare le successive gare nel miglior modo possibile, e il Pescara ha dimostrato e dimostrerà da qua alla fine di poter tentare di riprendere una tra noi e Crotone, giocando in questo modo credo che nulla è precluso. Nulla è precluso per il Pescara, lo conferma anche l'allenatore del Cagliari Rastelli, ma Valerio, vedendo la classifica ad oggi sembra più realistico andare a prendere il Crotone, considerando che deve ancora giocare una partita il Crotone domani mattina, però sembra, mettiamo anche il caso che arrivi la sconfitta per il Crotone, 7 punti sono, insomma, dall'altra parte ne abbiamo 13. Beh, il Cagliari oggi ha messo una grandissima ipoteca sulla Serie A e credo che oramai sia lanciato da qui alla fine. È chiaro che il calcio non è mai scontato e può sempre regalare emozioni, però il Cagliari secondo me ha messo più di un piede in Serie A, la corsa si deve fare sul Crotone, ma la corsa innanzitutto la deve fare prima sul Pescara perché non può assolutamente regalare altri punti, anche se è vero che dietro stanno rallentando un po' tutte quante, magari può approfittare per fare quella regola che ti porti a più 10 punti dalla terza, cancellare il torneo playoff e andare direttamente in Serie A, anche se è un po' un'ipotesi abbastanza remota, non è remota l'ipotesi di raggiungere il Cagliari, lo è quasi, però invece il Crotone, avendo anche uno scontro diretto ancora da giocare con un Crotone che a mio avviso sta perdendo, oltre che qualche giocatore, anche un po' di brillantezza. Certo, domani affronterà la Salernitana che sicuramente andrà con il coltello tra i denti, no, anzi giocherà in casa con il coltello tra i denti,
però sulla carta è una partita che porterà i tre punti al Crotone, però il calcio, e poi a Salerno, e l'abbiamo visto anche noi, è un'autentica bogia, è quello stadio ha la punti classifica ogni anno. Valerio, prima di salutarti, considerando che le prossime partite del Pescara saranno Ascoli, Trapani e Provercelli, con in mezzo il turno infrasettimanale contro il Trapani, sabato prossimo con l'Ascoli, poi martedì sera con il Trapani, poi la Provercelli. Prima di salutarti però ti lancio una battuta, perché abbiamo trovato su Twitter il Cagliari che vorrebbe sapere dai propri tifosi chi è stato il migliore in campo tra Storari, Cinelli e Giannetti. Che dici, gli votiamo Storari? Votiamo anche noi? Anche perché gli altri due no, sinceramente non ne ho visti, anzi forse Giannetti un po' più pericoloso, ma Storari oggi è stato miracoloso a tutti gli effetti. Allora noi votiamo Storari. Abbiamo votato Storari giusto per far capire che se un po' di merito per la vittoria ce l'ha soprattutto Storari, che ha salvato tantissime palle gol del Pescara. Valerio, io ti auguro buon sabato, ovviamente, prossima puntata. Alla prossima, sempre dal lato B, sempre Fidelis. Grazie, grazie Valerio De Carolis. Cambiamo argomento adesso. Siamo alla Virtus Lanciano che perde 2-0 contro lo Spezia. Ci vediamo il servizio firmato per noi da Alessio Giancristoforo. Il Lanciano perde 2-0 contro lo Spezia, ma spreca l'inverosimile per portare in frentania almeno un punto. Partiamo però dagli aspetti positivi in una prestazione non certo esaltante, con un tempo il primo in balia degli uomini di Mimmo Di Carlo. I rossoneri di Primo Maragliulo rimangono in vita fino a 5 minuti dalla fine, tra pali e traverse, ma comunque restano in vita, anzi, hanno alcune occasioni più difficili da sprecare che da azzeccare. Eppure gli errori pesano ancora una volta come un macigno e vanificano una reazione seppur tardiva ma comunque arrembante del Lanciano. Maragliulo preferisce ancora Salviato a Di Matteo come esterno basso a sinistra. Per il resto è la solita Virtus schierata anche contro il Modena con un 4-4-1-1 di partenza. Lo Spezia di Di Carlo vuole bissare la vittoria contro il Livorno. Fischia Pairetto di Nichelino. Il primo acuto è rossonero ed è anche clamoroso. Secondo minuto, Ferrari contro Kiki Zola con il portiere ligure che chiude lo spazio al numero 14 del Lanciano. Alla prima concreta occasione però lo Spezia passa. Settimo minuto, Migliore disegna un cross dalla sinistra e trova in piena area di rigore Nenè, che supera Rigione e soprattutto beffa Cragno non posizionato bene. 1-0 dunque per i padroni di casa. Nono minuto, ancora Spezia con Pulzetti, conclusione respinta dalla difesa rossonera. Dodicesimo, questa volta tocca ad Antonio Piccolo, ma il tiro dell'ex ala virtussina si infrange contro la retroguardia frentana. 34esimo, si rivede la Virtus Lanciano, incursione di Di Francesco, abile a superare gli avversari e a mettere una palla al centro dell'area di rigore, parata però da Kiki Zola in presa bassa. 38esimo, ancora Spezia, ancora un colpo di testa di Nenè su un corner di Piccolo, ma Cragno e la traversa salvano il Lanciano. L'avvio di ripresa vede però subito protagonisti i bianconeri, un giro e poco più di lancette, e Scitum scaraventa un tiro che supera Cragno e si stampa sul palo. 12esimo, si rivede la Virtus, gol annullato a Ferrari, punizione per i rossoneri, palla in avanti ma Pairetto aveva già fischiato una posizione di offside. Cresce comunque il Lanciano. 17esimo, Vastola, palla al piede, si fa mezzo campo e verticalizza per Di Francesco, che si trova nelle migliori condizioni per battere a rete, ma Kiki Zola al limite dell'area smanaccia. Iniziano i cambi, Maragliulo butta nella mischia Giandonato, Turchi e Bonazzoli, ma lo Spezia ha un'altra occasione con Nenè. 33esimo, Bonazzoli in girata, prova a sorprendere la difesa di casa, ma il tiro non inquadra lo specchio della porta. 34esimo, Scitum, il croato dalla distanza, centra lo specchio della porta, ma Cragno è reattivo ad alzare la sfera sulla trasversale.
37esimo, che occasione per il Lanciano, la retroguardia di Di Carlo serve su un piatto d'argento, l'assist per il pari ai rossoneri confezionando un errore clamoroso. C'è Marilungo come un falco che recupera la sfera, scarta il portiere ma si sbilancia al momento della conclusione a porta vuota. Una sola parola, clamoroso. 41esimo, lo Spezia chiude il capitolo, la firma sul raddoppio è di Acampora, appena entrato, che supera 4 giocatori della Virtus e di potenza supera Cragno. 2-0 dunque per lo Spezia, ma quanto amaro in bocca per i frentani. La complementarità di tante occasioni sprecate costa, e come se costa soprattutto in termini di punti in classifica. Eh sì, è una sconfitta che costa, dice il nostro Alessio Giancristoforo che abbiamo in collegamento. Ciao Alessio, buon sabato. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Allora, io partirei, prima di entrare nello specifico, con una battuta, se vogliamo, anche un po' amara, perché quest'anno la Virtus Lanciano probabilmente dal punto di vista dei record uno ce lo ha, cioè quello dei gol più clamorosi fallito in un'intera stagione. Oggi quello di Marilungo, ma ricordiamo anche quello di Di Matteo, tanti altri. Sì, guarda Jacopo, oggi lo Spezia ha agevolato in tutto e per tutto la Virtus. Il primo minuto, quel retropassaggio sciagurato, il secondo minuto con Ferrari che si presenta tu per tu, che è una sorta di fotocopia di quell'altra azione sciagurata dello Spezia che ha dato il là a Marilungo per sfoderare almeno il pari. Sarebbe stato un pari in rimonta molto positivo da accogliere, perché avrebbe portato anche avanti questa scia positiva. Certo è che insomma i gol clamorosi si stanno sprecando, ma soprattutto si stanno sprecando, e questo forse fa commentare anche con l'amaro in bocca, da quelle persone, da quegli attaccanti che si devono fare la differenza. È vero che poi Ferrari a Vicenza si inventa il gol della sicurezza, però è pur vero che i vari, come hai detto bene, Di Matteo contro il Lappoli, oppure Marilungo e lo stesso Ferrari contro lo Spezia, si falliscono delle occasioni clamorose e tutto si complica. Lì puoi essere fortunato quanto ti pare piace, però se quelle palle dentro non le butti, diventa tutto più impossibile, più paradossale. Perché oggi io ho sottolineato anche nel pezzo l'aspetto della fortuna, quella mi sembra che stia girando dalla parte della Virtus, la traversa di Nenè, il palo di Scitum, insomma le condizioni migliori per offrirti l'assist del pari ci sono state. Però oggi io credo che alcuni errori siano stati fatti anche in fase di scelta di uomini. Insomma c'era lo stesso Di Matteo che era rientrato e che era disponibile, schierabile, non è stato schierato. Il centrocampo nella prima frazione di gioco non ha avuto spazio, è stato ben controllato dallo Spezia. Il primo tempo il Lanciano non ha fatto nulla, assolutamente nulla. Poi ha avuto quelle occasioni buone per recuperare, però non è stato efficace. Stesso Rocca oggi a bulico, come tutta la difesa mi è sembrata sollecitata e nemmeno perfetta come in altre occasioni. Anche lo stesso Aquilanti non mi è sembrato impeccabile. Stesso discorso per Rigione e per Salviato. È logico che non bisogna né trovare colpe né dare appunto addosso a qualcuno, però con una situazione del genere contro una squadra alla portata come lo Spezia, perché in campo insomma mi sembra che le amnesie le abbia avute molte anche la squadra di Di Carlo, un punto si poteva prendere, e questo complica ulteriormente i piani che erano partiti nel migliore dei modi. Però questo punto in settimana ricomplicato ha rimischiato un'altra volta le carte, e sabato arriva al Biondi una squadra che di certo non può più buttare punti per la strada, che è il Bari. Certo.
Alessio, peraltro questa partita arrivava in una settimana un po' particolare, perché martedì c'è stato il comunicato della famiglia Maio che ha confermato l'impegno all'interno della Virtus. Eccolo qua, del 15 febbraio, quando diventa impossibile lasciare, così inizia il comunicato. Possiamo dire che almeno dal punto di vista della gestione societaria qualcosa, almeno chiarezza in questo momento c'è. Adesso quello che manca probabilmente è qualche punto in più sul piatto. Sicuramente sì, il fatto di aver confermato, cioè, la famiglia Maio si è resa conto che era l'unica strada percorribile quella di portare avanti appunto il sodalizio di via Luigi Del Crecchio, è una super notizia, ma perché conosciamo la famiglia Maio, conosciamo il loro attaccamento alla squadra, avevamo sottolineato magari quel periodo poco chiaro che ha destabilizzato un po' l'ambiente e ha schiacciato tutti, perché se qualcosa c'era in atto con questa rivoluzione di gennaio, insomma, ha destabilizzato un po' quel rapporto quasi simbiotico che si era creato tra città, tifoseria e appunto la famiglia Maio, che è la proprietaria della Virtus Lanciano. Questa per me è un'ottima notizia, la loro riconferma, anzi, non solo la riconferma, ma questa presa d'atto, questo convincimento, questa ulteriore prova d'amore nei confronti della Virtus Lanciano. È una notizia positivissima. Certo è che adesso la palla, è proprio il caso di dirlo, è sul campo. Io credo che ci siano già dei movimenti di mercato. Nel mercato degli svincolati potrebbe arrivare qualcuno. Questi sono i rumors che girano nell'ambiente rossonero. Non sappiamo, ma probabilmente immaginiamo che un rincalzo, se così si può definire, importante dovrebbe arrivare nel pacchetto difensivo. La Virtus molto probabilmente andrà a pescare nel mercato degli svincolati, è l'unica finestra aperta, lo ha fatto anche nell'era di Marco Baroni, quando Baroni chiese un altro difensore e la Virtus lo accontentò con Ficagna, con Daniele Ficagna, 2 anni fa. Quindi anche questi puntellamenti, se fossero confermati, sarebbero delle ulteriori prove che ci si crede fino alla fine. Certo è che oggi questo punto, non dico che rimette tutto in discussione, però complica ulteriormente il cammino. Primo Maragliulo sta lavorando tanto, ci aspettavamo anche oggi di vedere Manuel Giandonato dal primo minuto, che ha provato in settimana, tra l'altro aveva provato Vitale, Rocca e lo stesso Giandonato in un ipotetico trittico di centrocampo con Pastola e con Di Francesco. Poi oggi ha optato verso la continuità, sono anche d'accordo, perché secondo me una delle necessità della Virtus era quella di trovare una quadratura del cerchio, perché D'Aversa aveva in qualche modo stravolto i vari assetti nelle varie partite. Maragliulo aveva trovato queste due vittorie consecutive, quindi aveva optato anche per dare una certa continuità tattica e anche di uomini, nulla questio sulla scelta, anche se oggi qualcuno ne è apparso, diciamo così, brillante come in altre occasioni, anche Cragno, che è stato miracoloso 7 giorni fa contro il Modena, oggi in occasione del primo gol, lo stacco di testa di Nenè, qualche colpa è innegabile, ce le ha, è rimasto a mezza via tra l'uscita e il rimanere a presidio dei pali, non ha fatto niente su quell'intervento, è vero che ha salvato in altre occasioni, però lì magari si poteva fare qualcosa di più. Si è visto qualche spunto individuale di Di Francesco, si è visto un vasto la volenteroso che però è arrivato ormai anche una certa età, certi ritmi vanno come ben sai affrontati anche con una certa vivacità.
È rientrato Turchi, anche questo cambio, Turchi non giocava da circa 70 giorni, Bonazzoli è stato tenuto in panchina sicuramente con mille aspetti, con mille ponderazioni da parte del tecnico, ma è entrato ad un quarto d'ora della fine, quanto è entrato qualche apprensione ulteriore allo Spezia, lo ha messo la data, quindi diciamo così che oggi la Virtus è sicuramente rivedibile, è il primo KO di Primo Maragliulo. Però la cosa che fa ben sperare, che credo dovrebbe far anche stare un attimino più tranquilli i tifosi rossoneri, è il fatto, e l'ho sottolineato, che al 41esimo la Virtus era ancora in vita, perché a Campora poi ha segnato il gol del 2-0, anche con mille difficoltà, però era rimasta in vita e se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. C'è stato questo gol annullato, c'è stata qualche altra occasione clamorosa, c'è stato qualche fischio che è probabilmente da parte dell'arbitro in qualche contrasto di gioco a centrocampo non si doveva dare, è stata una sbagliata interpretazione di Pairetto. Però tutto sommato non mi sento di bocciare questa Virtus in maniera categorica oggi, assolutamente. Quindi praticamente, scusami Alessio, in chiusura davvero, perché dobbiamo chiudere, se per il Pescara l'hashtag è tutto l'aeroporto, per la Virtus Lanciano possiamo creare un hashtag ancora in vita, sì o no? Sì, io credo assolutamente sì, ma vedi, lo spirito che si sta ricreando è positivo. Certo. Ed è vero che una sconfitta contro lo Spezia, io credo in tutto un cronoprogramma, anche Luca Leone l'avrà messo in conto quando sono usciti ad agosto i calendari. Il problema della Virtus è che quello che si è creato nel periodo critico tra novembre a inizi di gennaio è quello che bisogna recuperare sostanzialmente. Bisogna intervenire su quell'aspetto, per il resto è una squadra giovane, una squadra rifondata, una squadra volenterosa che deve crescere, lo deve fare anche in fretta, però solo questo può fare. Vediamo anche qualche puntellamento di mercato che, come ti ho detto, ci dovrebbe essere, quindi auspichiamo che da sabato questa squadra possa mettere in difficoltà il Bari e conquistare i tre punti. Perfetto, grazie Alessio, noi ti ritroveremo mercoledì con Virtus Style alle 21, buon sabato. Assolutamente, buon sabato a te e buon sabato a tutti gli amici di Lato B. Ciao Jacopo. Grazie ad Alessio Giancristoforo, un saluto anche al giudice Giampiero Cancelli che ci ha scritto, lo salutiamo ovviamente caramente. Adesso ci andiamo a vedere, perché siamo in chiusura, tutti i gol della giornata di campionato. Allora, ringrazio Maurizio da qui in regia, a cui chiedo di alzare leggerissimamente il volume della musica per cominciare dallo stadio di Cagliari, dove il Pescara passa in vantaggio al secondo minuto con Torreira, prima però di essere raggiunto e superato al 61esimo da Farias e poi al 68esimo dall'autogol sfortunata di Gianluca Lappadula. Ecco qua, si dice 2-1 tra Cagliari e Pescara, Spezia Lanciano abbiamo visto, ovviamente noi per prime mettiamo le formazioni abruzzesi, Nenè di testa, continuiamo a crederci, intanto ci scrive Gian Piero, ripartiamo da Bari. E poi il 2-0 di Acampora, Spezia Lanciano 2-0. Andiamo alle altre, Livorno-Cesena 1-1, passa in vantaggio il Livorno con Ceccherini, pareggio di Cone del Cesena, ma le cronache raccontano di un Panucci che non si è presentato in sala stampa e sarebbe intenzionato a lasciare la panchina alla Bronica, staremo a vedere. Intanto questo è il pareggio di Cone per il Cesena. Andiamo a Novara adesso, dove vince, fa un gran colpo la Ternana, 1-2, 33esimo, gol di Falletti, il 2-0 di Meccariello, che fa tutto lui perché all'84esimo segna lo 0-2, eccolo qua il difensore ternano, e poi è sfortunato perché in tuffo di testa quasi riapre la partita, ma alla fine la Ternana la porta a casa, 1-2, vince il Modena di misura, 1-0 col Brescia, gol di Luppi al minuto 69. La partita più scoppiettante e incredibile della giornata è quella tra Pro Vercelli e Virtus Entella, con la Pro Vercelli che va in vantaggio di 2 gol al 24esimo, Scavone al 26esimo, quindi dopo 2 minuti Malonga per il 2-0 della Pro Vercelli, e sembra praticamente finita la partita 2-0, e invece nella ripresa comincia la rimonta della Virtus Entella con Di Carmine al 54esimo per il 2-1, accorcia le distanze la Virtus Entella. Non è finita, perché c'è un calcio di rigore di cui si incarica Troiano per farlo proprio su Di Carmine, gol del 2-2. Non è finita ancora, perché ancora Di Carmine firma il 2-3 clamoroso finale.
E infine Ascoli Como 1-0, il gol vittoria è di Petagna per la formazione marchigiana. Questi erano i gol della giornata di campionato, vediamo il prossimo turno rapidissimamente, ricordandovi che la settimana prossima non ci saranno posticipi perché poi il martedì successivo si torna in campo per l'infrasettimanale, ma venerdì ci saranno Novara Provercelli alle 19 e alle 21 Cesena Cagliari, il sabato si giocheranno Avellino Livorno, Brescia Como, Crotone Vicenza, Latina Modena, Pescara Ascoli, Ternana Spezia, Trapani Salernitana, Virtus Entella Perugia e Virtus La Lanciano Bari. Sarà la 28esima giornata di campionato e noi ovviamente saremo di nuovo qui alle 20 con Lato B per raccontarvi tutto quello che accade nel campionato cadetto. Domani, grande domenica di sport come sempre su TV6, partiamo con diretta stadio dalle 14.25 e poi fino alle 21, perché alle 19.30 c'è l'Abruzzo del pallone e Lato B torna invece la settimana prossima. Buon sabato!